Conclusa a Genova la realizzazione delle 18 pile alte 40 metri che sorreggeranno il nuovo viadotto sul Polcevera, un momento storico nel percorso di ricostruzione. 146 nuove telecamere di videosorveglianza a Lavagna, mentre sta per partire in città il progetto controllo di vicinato. Intanto i dati rassicurano, nel Tiguglio non esiste un problema sicurezza. Nuovi siti internet e commercio online. Le microimprese dell'entroterra possono digitalizzarsi con i fondi europei stanziati dalla regione. Aperto il bando. Un altro inverno difficile per l'apicoltura. Le temperature elevate e le fioriture anticipate hanno già risvegliato le api. Il rischio, spiega Coldiretti, è il ritorno del freddo che potrebbe colpire ancora una volta gli sciami. Suor Irene, monaca trappista di Vitorchiano, ha testimoniato a Rapallo la sua vocazione. Dall'insegnamento alla clausura, la gioia di un cammino di crescita e il progetto di un nuovo monastero in Portogallo. Fare rete tra famiglie e rivedere la formazione al matrimonio. Sono le due strade da percorrere per invertire i dati sulla denatalità e la crisi della famiglia. Incontro di riflessione a Chiavari, venerdì 28 febbraio. Terzo posto in classifica per il Lavagna 90 nel campionato di A2 di pallanuoto maschile. Decisiva la vittoria di misura contro la Sportiva Sturla. Si pensa già alla trasferta contro il Crociera Stadium. Buonasera ai telespettatori di Tiguglio Oggi. Un altro traguardo superato nella corsa per la ricostruzione del nuovo viadotto sul Polcevera. Questa mattina infatti si sono conclusi i lavori dell'ultima pila in cemento armato delle 18 che andranno a sorreggere l'intera struttura del ponte. Sono passati meno di 8 mesi dalla prima gettata in cemento armato. Sediamo. La firma sul cemento ancora fresco del sindaco di Genova, nonché commissario straordinario per la ricostruzione Marco Bucci, seguita da quella delle altre istituzioni presenti. Così questa mattina si è voluto celebrare la conclusione della costruzione delle 18 pile in cemento armato alte 40 metri che sorreggeranno il nuovo ponte di Genova, costruito dalla Joint Venture per Genova tra Salini, Impregilo e Fincantieri. Un traguardo, a detta dei costruttori, tagliato a tempo di record. La prima fondazione era iniziata il 25 giugno del 2019. In pochi mesi sono state eseguite le sottofondazioni, le fondazioni e le elevazioni per una media di 3 pile al mese. Quando si è animati da un progetto, dalla voglia di realizzarlo e c'è una forte spinta anche etica, si raggiungono tutti i risultati, anche quelli che sembrano incredibili. Abbiamo iniziato il getto delle pile qui il 24 di giugno e questo che vedete qua davanti a voi è la conclusione di un grande lavoro. C'era una virtù cardinale che si chiamava la temperanza. La temperanza è quello che ci fa fare le cose anche quando sono difficili da interpretare, leggi, regolamenti e quant'altro, ma resta quella che poi definiamo il buon senso. La fine della costruzione delle pile è un momento simbolico, un messaggio di efficienza per Genova e per l'Italia, ha commentato il sindaco Marco Bucci. Adesso si procederà al posizionamento degli ultimi impalcati da 100 metri di lunghezza. Il primo è stato portato in quota giovedì scorso. Ad oggi del nuovo ponte sono stati costruiti 500 metri lineari sui 1067 di lunghezza complessiva. Un lavoro corale che rappresenta un'eccellenza del panorama nazionale e da parte dell'amministratore delegato del gruppo di aziende che sta portando avanti la costruzione arriva una mara considerazione. È un peccato che un'azienda come la nostra possa e debba fare solo il 93% del proprio fatturato all'estero e solo il 7% in questo paese, perché non c'è abbastanza da fare. Dimostriamo tutti i giorni che siamo capaci di fare delle cose meravigliose, tutte le aziende italiane, e bisogna che tutti quanti ci mettiamo a guardare come fare per far ripartire il lavoro in questo paese. Ce n'è tanto bisogno per tante persone e ci sono tante cose che dobbiamo fare, perché le infrastrutture dell'Ottocento non bastano. Intanto partono le procedure per indennizzare gli autotrasportatori che a causa del crollo del viadotto Polcevera hanno dovuto affrontare spese maggiori per la percorrenza forzata di tratti autostradali o stradali aggiuntivi. Possono attivarsi dunque i rimborsi anche per il 2019, per cui sono stati stanziati 80 milioni di euro. Altri 80 milioni saranno stanziati anche per il 2020. Da domani l'autorità di sistema portuale di Genova raccoglierà attraverso la piattaforma UIRNET le richieste di risarcimento che potranno essere
essere presentate fino al 24 di maggio. Notizie che abbiamo letto sul nostro sito teleradiopace.com. Andiamo invece sul sito di Ansa Liguria per un altro aggiornamento. Questa volta riguarda il coronavirus. C'è un cittadino che vive in Liguria tra gli italiani sbarcati dalla nave da crociera americana Westerdam in Cambogia nei giorni scorsi nel porto di Siam Kouvil senza controlli particolari o alcuna forma di quarantena. Gli italiani su quella nave erano 5, uno è rientrato in Italia, non presenta sintomi della malattia. A bordo erano in 1200, tra questi c'era almeno una persona, una 83enne americana positiva al coronavirus. L'uomo si è sottoposto a isolamento fiduciario volontario al domicilio e sarà sottoposto alle misure di sorveglianza sanitaria previste dal protocollo implementato da Regione Liguria, fa sapere l'Agenzia Ligure per la Sanità. Secondo quanto apprende l'ANSA, il cittadino vivrebbe a Sanremo. Torniamo sul nostro territorio, parliamo di sicurezza. Saranno 146 le telecamere di videosorveglianza che stanno per essere accese a Lavagna. In questi giorni si sta completando la loro installazione. Su questo si farà il punto questa sera nell'incontro promosso dall'amministrazione comunale all'Auditorium Campodonico, durante il quale verrà presentato anche il progetto controllo di vicinato. Lavagna sarà il primo comune del Tiguglio a far partire questo progetto, voluto dalla prefettura e dalla questura di Genova. Un territorio che non presenta particolari preoccupazioni sul fronte della sicurezza, anche grazie alla costante presenza delle forze dell'ordine. Abbiamo fatto il punto per il Tiguglia. Il prefetto, nel presiedere il Comitato sulla Sicurezza Pubblica, riunitosi a Chiavari lo scorso 4 febbraio, lo aveva ribadito. Nel Tiguglio non esiste un problema specifico legato alla sicurezza. I numeri parlano chiaro e il quadro che ne esce rispetto alle altre situazioni è rassicurante. Nel 2019, nella zona di competenza della Compagnia dei Carabinieri di Chiavari, che comprende Chiavari, Zoagli, Carasco e tutta la Fontana Buona, non ci sono state rapine. Nel 2018 gli episodi erano stati 6. Diminuiti anche i furti negli esercizi commerciali passati, dai 58 del 2018 ai 36 dello scorso anno. L'unica voce in controtendenza per la zona di Chiavari e Levi è stata quella dei furti in abitazione, passati dai 33 del 2018 ai 42 dello scorso anno, con oltre la metà degli episodi verificatisi negli ultimi due mesi del 2019, interessando la zona collinare. La preoccupazione per quest'ultima situazione si è fatta sentire, ma anche la risposta delle forze dell'ordine. Grazie ad un maggiore coordinamento e la rafforzata presenza sul campo, i primi risultati sono arrivati con l'arresto di un soggetto e l'identificazione di altri 4, tutti riconducibili agli stessi episodi. Dall'inizio dell'anno i furti denunciati sono scesi a 2 nel Chiavarese. Lasciando da parte il problema dello spaccio e del consumo di stupefacenti, non perché meno importante, ma perché coinvolgendo in maniera meno diretta il comune cittadino richiede un'analisi del fenomeno molto più ampia e diversificata, è quello delle truffe e dei raggiri, l'altro capitolo che è costantemente al centro dell'attenzione da parte delle forze dell'ordine. La truffa del finto incidente stradale, messa in atto con la telefonata di un finto avvocato che chiede soldi per aiutare un parente in difficoltà, o quella del tecnico del gas che vuole entrare in casa per installare un dispositivo con l'obiettivo in realtà di portare via soldi e gioielli, sono solo quelle più frequenti. Se le persone anziane sono le vittime preferite da questi truffatori, in realtà il pericolo è in agguato per tutti. Per tutti vale il consiglio di non aprire o dare confidenza a sconosciuti e per prima cosa avvisare le forze dell'ordine e il numero unico di sicurezza 112. Il lavoro di prevenzione, portato avanti con incontri aperti a tutta la cittadinanza, non si è mai fermato, così come quello di indagine una volta che il cittadino vittima del raggiro si presenta per sporgere denuncia. In ripetute occasioni il sistema di videosorveglianza implementato negli anni dai comuni del territorio si è rivelato un prezioso strumento per risalire agli autori dei reati e per quanto riguarda il Tiguglio sono migliaia gli occhi elettronici accesi per controllare capillarmente il territorio. Sicurezza del territorio, dunque l'incontro, il titolo dell'incontro pubblico organizzato questa sera a Lavagna dall'amministrazione per fare il punto con i cittadini e illustrare le nuove misure di prevenzione. Appuntamento alle 21 all'Auditorium Campodonico. È convocata per giovedì invece la riunione della Commissione Urbanistica del Comune di Chiavari. Tre i punti all'ordine del giorno. Il primo riguarda il PUC con l'adozione delle modifiche apportate al documento a seguito dei pareri prescrittivi di Regione Liguria e Città Metropolitana di Genova. Il secondo punto riguarda invece l'approvazione del programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022 e l'elenco annuale per il 2020. Si affronterà infine la richiesta di revoca della presidenza della stessa Commissione ad oggi affidata all'architetto Giovanni Giardini.
Parliamo di economia adesso. È aperto un bando per il sostegno alle microimprese dell'entroterra. Lo ha pubblicato FILS ed è finanziato dalla Regione attraverso il Fondo Europeo per lo Sviluppo Sostenibile. È un'opportunità per incrementare la digitalizzazione delle imprese e avviare, ad esempio, siti internet e commerci online. Sentiamo. Denatalità e spopolamento, in particolare per l'entroterra, hanno una radice comune, la carenza di lavoro. Piccole misure come il sostegno delle imprese possono supportare le famiglie e incentivare la residenzialità nelle zone lontane dalla costa. Un bando per le microimprese, attualmente aperto, è stato lanciato da FILS. Regione Liguria lo finanzia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Sostenibile. È rivolto alle realtà produttive dell'entroterra. Possono presentare domanda alle microimprese in forma singola o associata, cooperativa o consorzi, e per microimpresa si intende quelle imprese che hanno meno di 10 unità lavorative e abbiano un fatturato o bilancio annuo inferiore ai 2 milioni di euro. Devono avere una sede legale o operativa ubicata nei comuni delle aree interne e o non costieri. Sopravvivere per le microimprese è complesso, ma avviare processi per la vendita online dei prodotti, ad esempio, può essere una strada valida. Rinnovare il proprio parco tecnologico, dunque, è il primo passo. Gli investimenti devono essere volti a migliorare l'efficienza dell'impresa e l'organizzazione del lavoro, fruire della connettività a banda ultralarga e sviluppare soluzioni di e-commerce. Pertanto le spese ammissibili devono riguardare o l'acquisto di hardware, o acquisto di software, brevetti, licenze, programmi informatici, oppure prestazioni consulenziali e spese per introduzione e implementazione del sistema distributivo attraverso soluzioni tecnologiche e o sistemi digitali, ad esempio siti internet, e-business e e-commerce o punti vendita digitali. Il bando è aperto fino al 16 di marzo e i finanziamenti sono a fondo perduto. Vengono agevolati investimenti aventi un importo minimo di 2.500 euro e l'agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto nella misura del 60% della spesa ammissibile, con un valore massimo di contributo pari ad euro 5.000. Con la cronaca restiamo nell'entroterra. I carabinieri forestali della stazione di Cicagna hanno identificato il responsabile dell'origine di una fonte inquinante nel torrente Lavagna. Si tratta del direttore dei lavori di un cantiere per la realizzazione di fabbricati produttivi a Pezzonasca, nel comune di Moconesi. Secondo quanto ricostruito nell'indagine, il responsabile del cantiere avrebbe ordinato di distaccare la tubazione collegata alla conduttura fognaria a servizio della frazione per poter proseguire i lavori di urbanizzazione riguardanti lo spostamento del ponte. Questa operazione avrebbe provocato lo scarico in alveo e nel torrente di acque reflue prive di depurazione, facendo affluire sostanze inquinanti direttamente nelle acque. I carabinieri forestali hanno richiesto l'intervento di ARPAL e di IREN per una più specifica valutazione della situazione. Lo sversamento di acque reflue non depurate può comportare l'alterazione di regolari parametri delle acque fluviali, con conseguenze sia per la salute delle persone sia per la fauna. Il responsabile dell'infrazione, oltre ad una sanzione amministrativa che varia dai 6.000 ai 60.000 euro, rischia anche le pene previste per irregolarità penali in ambito edilizio, per danno ambientale e accesso in alveo non autorizzato. E si preannuncia un'altra stagione difficile per l'apicoltura. Il clima insolito di questo inverno ha già portato al risveglio delle api che stanno iniziando a raccogliere il polline approfittando delle fioriture anticipate. Il rischio, avverte Coldiretti, è che il possibile ritorno del freddo possa portare alla moria degli sciami, come già successo lo scorso anno. Un'altra annata che parte in salita in Liguria per il settore apiario e la produzione di miele. Oltre alle fioriture anticipate, questo mese di febbraio registra un'altra anomalia che rischia di mettere in serio pericolo la sussistenza degli alveari. A causa delle temperature sopra la norma e le ripetute giornate di sole, da levante a ponente è in netto anticipo il risveglio delle api, il lavoro delle quali rischia di essere reso vano da un arrivo ritardato dell'inverno. Gli imprenditori, spiegano dalla sede regionale di Coldiretti, stanno temendo per l'andamento della stagione, anche a
seguito della pessima annata 2019, quando proprio gli sbalzi termici di un inverno tardivo hanno vanificato il lavoro delle api, costringendo gli apicoltori a misure d'emergenza per salvare gli sciami, che comunque si sono ridotti di oltre il 30%. Ad oggi questo settore conta a livello regionale un totale di 30.815 alveari gestiti da 2.299 allevatori apistici, di cui 1.202 in provincia di Genova. In queste settimane le aziende stanno correndo ai ripari, mettendo in atto tutte le misure possibili per sostenere lo sviluppo delle api. A dire l'ultima parola però sarà comunque il clima, e le premesse non sono buone, tanto da far parlare gli addetti ai lavori di un inverno bollente, con la temperatura che fino ad ora è stata in Italia superiore a 1,65 gradi la media storica. Le temperature sopra i 15 gradi hanno già fatto uscire le api dagli alveari, facendole ricominciare il loro prezioso lavoro di bottinatura e impollinazione. Ma dal momento che la temperatura non rimane costante nell'arco della giornata, queste sono costrette a fare uno sforzo maggiore per arrivare a nutrire le covate e sopravvivere. Alto, inoltre, rimane il rischio che il ritorno dell'inverno possa far gelare i fiori e far morire gli sciami. La Liguria è storicamente produttrice di mieli pregiati, che vanno da quello di castagno, prodotto nell'entroterra ligure, al miele di acacia, per arrivare alle tipologie di carattere più commerciale, come il millefiori, fino a produzioni più particolari, come quello di erica o di melata. Per sostenere il settore, Coldiretti invita i consumatori a scegliere sempre miele locale, acquistato direttamente in azienda o presso i mercati di Campania Amica Liguria. E si è conclusa una prima tranche di intervento di pulizia dei torrenti Garibaldo e Graveglia a Ne. I lavori, per i quali la Regione ha messo a disposizione un contributo di circa 9.500 euro, sono stati eseguiti dalla cooperativa agricola rurale Isola di Borgonovo, che ha provveduto all'eliminazione della vegetazione dell'alveo dalle sponde e dalle sponde dei due corsi d'acqua. Per quanto riguarda il Graveglia, l'intervento si è svolto nei pressi dell'abitato della frazione di Caminata. Per il Garibaldo si è intervenuti sul tratto che attraversa la frazione di Chiesa Nuova di Ne. E questa mattina dopo le 7 si è verificato a Rapallo un incidente stradale all'incrocio che si innesta sulla via Aurelia di Ponente. Un furgone si è scontrato per cause in via di accertamento con uno scooter. Ad avere la peggio, il 23enne a bordo del motociclo, che è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso di Lavagna, dove gli è stato riscontrato un trauma addominale. Sul luogo dell'incidente hanno operato i volontari del soccorso di Rapallo e il personale medico del 118 Tiguglio Soccorso. Voltiamo pagina. Pedagogia viva, sito 900 anni dopo. È il titolo dell'incontro testimonianza ospitato a San Pietro di Novella a Rapallo, partendo dalla località francese dove fu fondato il primo monastero dell'ordine cistercense della stretta osservanza. Una giovane del nostro territorio, Suor Irene, ha raccontato il suo cammino verso la vita monastica e i progetti per il futuro in Portogallo. Sentiamo. Suor Irene, al secolo Caterina Canepa, è una giovane del nostro territorio. Originaria di Carasco, matura la sua vocazione nel movimento di comunione e liberazione, ma la folgorazione avviene incontrando la comunità dell'ordine cistercense nel monastero di Vitorchiano. La mia vocazione poi è nata all'interno del movimento di comunione e liberazione, è nata lì, diciamo. Poi c'è stato l'incontro con il monastero di clausura e lì mi sono trovata come a casa e ho capito che anche le domande, il desiderio che avevo di seguire il Signore lì diventava concreto. L'ordine religioso della stretta osservanza vive con autenticità e purezza la regola di San Benedetto, ora et labora. La nostra vita è essenzialmente preghiera, quindi l'ufficio divino, e lavoro, perché noi guadagniamo la vita con il nostro lavoro. È sostanzialmente ritmata da questo e dalla vita fraterna, perché è una vita cenobitica, cioè viviamo tutto in comune, in comunità. A Rapallo Suor Irene ha portato la sua testimonianza partendo da Citeaux, la località francese dove nel 1098 fu fondato l'ordine cistercense. È come una concretezza di sequela del Signore, cioè che diventa molto poco un'idea ma molto una concretezza, e poi anche la fede come un cammino in cui uno è educato al rapporto col Signore, non è che entra in monastero perché sa già tutto, no? Ma è un cammino, è la proposta di un cammino. Oggi le sorelle trappiste sono impegnate nella costruzione di un nuovo monastero in Portogallo. Gli abitanti del nord del Portogallo, di un piccolo paese, ci hanno offerto 30 ettari, proprio regalati, perché noi andassimo a costruire un monastero, e quindi è iniziata l'edificazione, già siamo alla fine della
foresteria e poi costruiremo il monastero, però è a ottobre, se Dio vuole dovremo partire. In un pomeriggio Suor Irene ha raccontato prima ad un pubblico di bambini e adolescenti e poi ad un gruppo numeroso di adulti la sua scelta di vita. Capisce di più chi ha il cuore più semplice, forse, sì. L'incontro testimonianza con Suor Irene verrà trasmesso sabato 22 febbraio alle 21:10 su Telepace 1 al canale 15. Questa sera in aula Monsignor Ferrari nel seminario vescovile di Chiavari si tiene la riunione del Consiglio Pastorale Diocesano e del Consiglio Presbiterale. Domani il Vescovo Tanasini riprenderà la visita pastorale incontrando i catechisti dell'ambito pastorale di Chiavari, Levi e Camposasco. L'appuntamento in questo caso è alle 20:45 nel salone parrocchiale di San Pier di Cane. Fare rete tra famiglie e rivedere la formazione al matrimonio sono le due strade da percorrere se il nostro paese vuole ribaltare i dati negativi sulla denatalità e la crisi della famiglia presentati nei giorni scorsi dall'Istat. Ne abbiamo parlato in diretta TV. Sentiamo. Ripartire dalla famiglia per sostenere le famiglie. Le diocesi liguri propongono una riflessione il 28 febbraio. Sarà l'occasione per fare rete, perché la prima via di speranza per invertire la rotta è la condivisione. Credo che sia importante anche il dire facciamo tutti la stessa esperienza e il farsi forza insieme. Ecco. Dirsi anche quanto è bello poi essere una famiglia. E scoprire che le proprie fatiche sono le fatiche anche di altri, che non c'è nessun disturbo familiare che non sia il disturbo anche di altre famiglie, e così si cresce insieme. Credo che sia una missione importante e le nostre parrocchie devono essere all'altezza di questo. Anche la Chiesa avverte la necessità di un impegno rinnovato. La formazione dei futuri sposi dovrebbe iniziare già durante il fidanzamento, nella preadolescenza, non essere relegata alla formalità dei soli corsi prematrimoniali, spesso fermi a schemi obsoleti. Credo che questo sia un esempio abbastanza lampante di come ci si debba porre davanti alle esigenze vere delle persone e non dare delle risposte che devono essere quelle perché la forma mi chiede che siano quelle. Senza aver timore anche di affrontare i temi legati alla sessualità, perché anche sulla corporeità penso che la Chiesa possa dare una lettura molto bella che possa affascinare ancora oggi un ragazzo. Fortissima attenzione ci deve essere all'educazione a un curriculum umanistico integrale, cioè alle virtù. Lo chiede persino Confindustria quando dice che oggi non servono persone skillate, ma persone tenaci, capaci di stare in relazione, cooperare, di stare in un gruppo. In diocesi l'appuntamento per costruire la famiglia del futuro è aperto a tutti. È in programma venerdì 28 nel seminario, a partire dalle 19:30. Dopo la pericena, la riflessione sarà di Don Pino De Bernardis e ci sarà uno spazio di animazione per tutti i bambini. E sono sei nel Tiguglio gli istituti scolastici nei quali si sta portando avanti il progetto Movimenti, sostenuto in 5 regioni italiane dal Fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile. Gli alunni delle scuole dei comprensivi di Santa Margherita Ligure, Chiavari, Lavagna, Cogorno, Cicagna e Carasco in questi mesi hanno svolto una serie di esperienze incentrate sull'apprendimento cooperativo e sul problem solving. 46 sono i laboratori sportivi e quelli legati alle materie artistico-scientifiche attivati fino ad ora per più di 1000 studenti coinvolti. Ha spazio anche la robotica, l'arte, la musica e il teatro. A portare avanti queste attività è il Consorzio Tassano Servizi Territoriali insieme alla cooperativa Il Sentiero di Arianna, al Villaggio del Ragazzo e all'Associazione Artù. Siamo ancora alla cronaca. I carabinieri di Chiavari hanno denunciato un quarantenne di San Salvatore di Cogorno per detenzione a fine di spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo, a seguito di una perquisizione, è stato trovato in possesso di 17 grammi di marijuana, già suddivisa in dosi e un bilancino di precisione. Nell'ambito della stessa operazione è stato segnalato anche un 42enne di Cogorno quale assuntore. Sempre i carabinieri di Chiavari, al termine di una breve indagine, hanno identificato e segnalato un uomo per truffa e insolvenza fraudolenta. L'uomo avrebbe consumato un pasto in una pizzeria chiavarese, allontanandosi senza pagare il conto e rendendosi irreperibile. Un 63enne di Napoli invece è stato arrestato dai carabinieri di Sesto Levante. L'uomo scarcerato lo scorso fine gennaio a Bolzano era stato posto agli arresti domiciliari senza di fatto mai ottemperarvi e rendendosi irreperibile. Fermato per un controllo dai militari, il 60enne avrebbe dapprima fornito false identità, poi finto di accusare un malore.
trasportato al pronto soccorso, è stato successivamente associato alla casa di reclusione di Chiavari. Infine, Rapallo, i carabinieri hanno identificato un 23enne straniero come responsabile di una serie di atti vandalici ad autovetture parcheggiate in via Castruccio. Il reato è quello di danneggiamento aggravato. Voltiamo pagina. Nella puntata in onda questa sera della trasmissione Si può dare di più proporremo le interviste realizzate in occasione della prima edizione dei Villaggio 4 Games. Nei giorni scorsi gli allievi delle 4 scuole del villaggio si sono sfidati in diverse discipline animando una mattinata di sport e amicizia. Vediamo. Abbiamo accolto con piacere questo invito da parte di Prete Rinaldo e di tutta la struttura del villaggio per questa giornata sportiva. E sai, noi ci conosciamo, io investo anche di CSI come formazione sportiva, la nostra mission è educare attraverso lo sport, che è la stessa cosa che oggi ci hanno proposto qua. Quindi siamo contentissimi, di vada come vada, di aver partecipato. Sta andando bene, per ora abbiamo vinto 2 partite, ne abbiamo perso una. Beh, allora siete forti. È abbastanza. Ci stiamo divertendo, una bella mattinata per essere qua, quindi bene così. Siete una bella squadra anche all'Accademia del Turismo? Sì, 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 siamo fortissimi. Poi con la Mettere come allenatore. Con la pallavolo come va? Diciamo, l'importante è divertirsi. Si gioca un po' così, l'importante è divertirsi. E invece a scuola come vi trovate? Scuola bene, a volte è un po' faticosa da un punto di vista fisico, però è bella. Giocate a calcio oppure è un'occasione unica questa? Occasione unica. Io gioco già a calcio, nella Lavagnese, ho il mio ruolo è la punta, però in questo torneo volevo provare qualcosa di diverso e ho scelto il centrocampo. Il desiderio è quello che poi diventa una festa dell'incontro di tutti i ragazzi e potersi anche incontrare con un senso di appartenenza alla scuola per cui gareggiano. Infatti ogni ragazzo non sono stati mischiati tra le varie scuole, ma ogni ragazzo gareggia per la propria scuola, per dare loro anche un senso di appartenenza, ma un senso anche che quello che uno fa, che si impegna, che dà o non dà, ha sempre un legame con qualcun altro. Quindi diciamo che questi sono i valori che vogliamo e altri ancora trasmettere in questa gente, in questa giornata di festa, di gioia e di sport, e vinca anche il migliore, perché anche la competizione in fondo deve essere il moto che fa agire, avere l'obiettivo per poter raggiungere una vittoria e una soddisfazione, sapendo anche che si può anche raggiungere come non raggiungere, vincere o non vincere, ma se uno ha messo in campo tutte queste dinamiche dell'obiettivo, della lealtà, del rispetto, rimane pur sempre una persona vittoriosa. Siamo così entrati nella pagina dello sport. Per il campionato di A2 di pallanuoto maschile, Lavagna 90 ha vinto di misura 8-7 contro la Sportiva Sturla e si è portato al terzo posto in classifica. Partita equilibrata, decisa solo nelle fasi finali. Vediamo il servizio. Una vittoria sofferta al termine di una partita incerta, proietta a Lavagna 90 nelle zone nobili della classifica. Terzo posto a 5 punti di distanza dal Camogli, secondo, e a 3 punti sopra il Bogliasco, quarto, giunti ormai quasi alla fine del girone di andata del campionato di pallanuoto di A2. Merito della vittoria contro la Sportiva Sturla al termine di una partita combattuta. Sì, noi ci aspettavamo una partita dura, è stata più dura del previsto, come dice te, giustamente, ma alla fine a fare un risultato, abbiamo avuto 3 punti e questo ci permette di essere nella zona più alta della classifica, e è molto importante visto che le prossime partite sono molto dure. Era una partita impegnativa, erano molto fisici, poi abbiamo visto un po' di difficoltà nei primi 2 tempi in granare la marcia, poi siamo partiti, abbiamo avuto fortuna che c'era il rigore che ci ha fatto andare +3 e poi abbiamo tenuto il vantaggio. Sicuramente nel terzo tempo, quando loro sono venuti sotto di 1, è stata tosta tenere il ritmo, e è stato proprio in quel momento che abbiamo dovuto fare 2 ripartenze e dare il massimo per fare quello stacco di 3 gol che poi ci ha permesso di portare a casa il risultato. Una partita che è stata più difficile del previsto per i bianconeri, per merito della Sportiva Sturla, che in vasca ha giocato alla pari, nonostante i 10 punti che li separavano in classifica. Guarda, noi sapevamo che questa sarebbe stata una partita difficile, perché loro comunque sono preparati molto fisicamente e io ci ho giocato l'anno scorso, so che a livello fisico c'è una gran preparazione. Siamo riusciti anche con qualche episodio a nostro favore a tenerla in piedi, poi eravamo sotto di 3, siamo riusciti quasi a recuperarla. Peccato, perché arriviamo sempre a
tanto così, veramente poco da fare dei risultati importanti, però ci manca sempre qualcosina. Per il calcio la Serie B, Pordenone Virtus Entella si giocherà venerdì 3 aprile alle 19 anziché sabato 4 aprile alle 15. È la 12ª giornata del girone di ritorno di campionato, lo ha comunicato la Lega di Serie B. E la Virtus Entella regala un biglietto per la Gradinata Sud, uno sconto per i distinti a chi donerà il sangue. La promozione riguarda le restanti partite di Serie B del 2020. Al momento della donazione sarà consegnato un buono da portare all'Entella Point entro il giorno prima della partita di cui si vuole assistere e si riceverà il biglietto. Uno sguardo adesso agli appuntamenti in agenda per la giornata di domani. Appuntamenti in agenda per mercoledì 19 febbraio. Aperto dalle visite del Museo Diocesano di Arte Sacra in piazza Nostra Signora dell'Orto 5 a Chiavari dalle ore 10 alle 12. Al convento dei frati minori cappuccini di Monterosso al mare, seconda giornata del convegno workshop dal titolo Raccontare la bellezza, arte, spiritualità e comunità di patrimonio, modello possibile per visitare i beni culturali ecclesiastici. L'inizio è alle ore 10.30. Nell'ambito dei corsi di cultura a Chiavari, letture con Silvana Di Gobello sui temi La buona borghesia e Luigi Santucci, alle 15 in via delle Vecchie Mura. Cos'è l'economia circolare? Principi, traguardi raggiunti e prospettive future. È il titolo della conferenza di Selena Candia, Luca Moreschi e Elenia Spadaro, nell'ambito degli incontri dell'Accademia Culturale di Rapallo. L'inizio è alle 16 in Villa Tigullio. A Lavagna, secondo incontro, dedicato all'impegno sociale e civile in letteratura e filosofia, con la conferenza di Roberto De Bartolomeis, dal titolo Marx, Sartre e Scuola di Francoforte. L'appuntamento, proposto da Officina Lavagnese, e alle 17 al Circolo Massimo Buggiano di Via Cavour. Al via gli incontri del Club degli Inguaribili Lettori alla Società Economica di Chiavari, alle 18.15 nella Biblioteca di Via Ravaschieri. Primo libro sarà Le Vie d'Avant Soi di Romain Gary. Con l'agenda di Telepace si conclude questa edizione di Tigullio Oggi. L'informazione torna domani mattina alle 7.30 con il nostro TG Rassegna Stampa. L'informazione continua anche sul nostro sito teleradiopace.com e sul canale 187 Telepace News. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di serata.